Namaste e ben arrivato su questo video di yoga. In questa pratica speciale ti guiderò in una mini sequenza che ho studiato apposta per farti percepire l'energia sottile e in particolar modo lavorare sull'aura. In questo video di pratica non ho tempo e modo di spiegarti più in profondità cos'è l'aura, cos'è l'energia sottile. Ti chiedo solo di seguirmi nei movimenti e poi di rispondermi sotto nei commenti alla domanda che ti farò quando arriveremo ad un determinato esercizio. Questa sequenza è presa in prestito dal Kundalini Yoga, quindi alcuni movimenti vengono da questo stile di yoga e i movimenti che ti propongo sono appunto studiati e proposti apposta per farti entrare più velocemente e direttamente in contatto con questo tipo di energia che tuttavia smuovi sempre ogni volta che srotoli un tappetino e cominci a fare yoga, indipendentemente dallo stile di yoga che andrai a praticare. Bene, per questa sequenza avrai bisogno solo di una copertina che è del tutto opzionale e che ti invito ad utilizzare solo se vuoi sederti in maniera più comoda. Quindi prendi una copertina, la ripieghi due o tre volte e la vai a posizionare sotto gli ischi, assumendo poi una posizione comoda a gambe incrociate. Se per qualsiasi ragione la posizione a gambe incrociate non è comoda per te, puoi sicuramente andare in ginocchio o addirittura sederti su una sedia. Da questa posizione cominciamo a portare le mani sulle nostre ginocchia. Rilassiamo un pochino i muscoli del volto, quindi se vuoi puoi socchiudere anche gli occhi, rilassando palpebre e sopracciglia. E qui, lentamente, percependo il tuo respiro, andiamo a muoverci in maniera coordinata, quindi inspirando sempre con le mani sulle ginocchia o sulle cosce, inarchi la colonna, guardi verso l'alto ed espirando fai una bella gobba e guardi l'ombelico. Continua con questo movimento cercando di coordinare il respiro all'inarcamento della colonna e alla sua gobba, quindi si inspira quando si inarca e si espira quando si fa la gobba. Rilassa i muscoli del volto, mantieni se vuoi gli occhi socchiusi e goditi questo movimento della colonna. Ancora per 4, inspiro ed espiro. 3, 2, 1. Bene, ora ritorna con la colonna al centro e sposta i piedi in maniera tale da portare le piante dei piedi a contatto. Afferra con le mani le piante dei tuoi piedi, quindi magari dall'esterno, e decidi se spostare i due piedi più in avanti per maggiore comodità o più vicini al pube. Decidi te. L'importante è che tu possa mantenere la colonna ben dritta. A questo punto, mantenendo le mani sui tuoi piedi, comincia a molleggiare le tue gambe. Cerca di mantenere, soprattutto nel tratto lombare, la colonna ben allungata. Respira normalmente e rilassa le spalle. Accogli questi movimenti così come ti vengono proposti. Non pensare già a questa energia sottile, a quest'aura. Per il momento, goditi la pratica e accogli ogni movimento così per quello che è, senza cercare qualche sensazione particolare, semplicemente respira e sciogli qui le tue pelvi. Ancora per qualche istante. La zona delle pelvi, delle anche, è molto importante perché è qui che spesso si ristagnano diverse emozioni, soprattutto le nostre preoccupazioni, il nostro stress. Quindi con questo movimento semplicissimo riusciamo un pochino a sciogliere sia a livello fisico, quindi vai proprio a sciogliere delle eventuali tensioni a livello delle anche, ma sia a livello sottile.
poi capirai perché. Questa sequenza, infatti, oltre a farti prendere consapevolezza della tua aura, della tua energia, ti aiuterà un pochino a rimuovere degli stati negativi che possono essere di rabbia, frustrazione. Quindi fai questa sequenza tutte le volte che ti senti un po' incavolato. Poi lentamente ci fermiamo, pieghiamo le braccia e con i gomiti andiamo a spingere delicatamente l'interno delle nostre cosce verso il basso. Se questo non è possibile, perché non riesci magari ad abbassarti troppo con il busto, puoi utilizzare anche le mani. È una spinta molto delicata, percepisci le anche che si aprono e apri il mento verso l'alto, quindi leggermente in avanti, senza inarcare troppo la cervicale. Ancora tre respiri. E poi lentamente espirando, chiudi le tue gambe, allungale in avanti, puoi shakerarle un pochino. E andiamo con le mani a fare questo movimento di apri e chiudi un po' tutto intorno a noi. Immagina di creare con le mani come una ragnatela invisibile intorno al tuo corpo, quindi lungo le tue gambe, davanti alla pianta dei tuoi piedi, ai lati del tuo busto, sopra la tua testa, dietro la schiena, dietro la testa, e crea questa, diciamo così, scudo di protezione tutto intorno a te. Continua tranquillamente, come per tutti i movimenti, le tecniche di Kundalini Yoga e Kriya, i movimenti che ti propongo in questa sequenza, come vedrai, sono molto semplici, però bisogna ripeterli, bisogna farli per un po', per un certo periodo, per un certo istante, per un dato intervallo di tempo. Questo perché proprio lavoriamo bene in questa maniera sull'energia. Quindi ancora, continua. Ancora 10 secondi. Immagina di costruire questo scudo, questa ragnatela dorata intorno a te. Molto bene. E poi lentamente lascio andare le braccia, rincrocio nuovamente le mie gambe, inspirando porto le braccia verso l'alto ed espirando mano destra a terra e allungo il braccio sinistro verso destra. E ripetiamo, inspiri su ed espira allunga. E andiamo più o meno velocemente, ascoltando il tuo respiro, quindi cerchi sia un allungamento del fianco, ma anche un certo ritmo. Ancora per 10 secondi. Puoi sempre mantenere gli occhi chiusi e connetterti proprio al tuo respiro ben coordinato con il movimento. Quando facciamo questo tipo di ripetizioni nel Kundalini Yoga, si arriva a un certo punto che non si capisce più il confine tra il proprio corpo e il proprio respiro. Corpo e respiro diventano un'unica cosa, un'unione, come la parola yoga ci indica. Ancora per 5, 4, 3, 2. Uno. Molto bene, inspiri al centro, ti allunghi, espiri braccia lungo i fianchi, cambiamo nuovamente l'incrocio delle nostre gambe. Molto bene, da qui ora rivolgi i palmi delle mani in avanti e fai come un 3 con entrambe le mani, quindi ripiega il mignolo e l'anulare, mentre medio, indice e pollice rimangono distesi. Poi rivolgo le mani, quindi i palmi delle mani verso di me e vado ad incrociare le dita in maniera tale che l'indice passi davanti, l'indice sinistro davanti all'indice destro e i pollici a contatto. Apro per bene i gomiti e cerco di creare una bella pressione tra i pollici. Creo come un lock, una chiusura, un lucchetto. Da qui, inspirando, spingo con i pollici allungo la colonna. Ed espirando svuoto per bene i polmoni e ventre d'aria.
Ora, quando inspiri, impiega almeno 3 secondi, quindi inspiro per 1, 2, 3, piccola pausa alla fine dell'inspiro ed espira sempre in 3 secondi. Ancora inspira, piccola pausa alla fine dell'inspiro, Antara Kumbhaka, così si chiama l'apnea polmoni pieni nello yoga, ed espiro per 3 secondi. Ora, mentre inspiri per 3 secondi e arrivi alla tua apnea, trattieni come per trattenere la pipì, quindi non trattieni solo il respiro, ma vai a contrarre anche i muscoli pelvici. Quindi ripeto, come se volessi trattenere la pipì, fai una chiusura alla base dei tuoi organi genitali e poi espirando lascio andare e rilasso gli organi genitali. Ancora 2 volte, quindi inspiro 1, 2, 3, trattengo il respiro e nel mentre sto stringendo i muscoli genitali, il pavimento pelvico sale verso l'alto, Mula Bandha. Ed espiro, rilasso tutto in 3 secondi. Ancora una volta, inspira 1, 2, 3, trattieni il respiro, Mula Bandha attivo, ed espira 1, 2, 3. Ancora una volta, questa mudra insieme al sigillo alla base che stai facendo, quindi applicando anche Mula Bandha mentre inspiri e rimani in apnea polmoni pieni, ti aiuterà proprio anche a sciogliere la rabbia, la negatività e a trovare il tuo centro, la tua energia. Espira, lascia andare. Ancora un'ultima volta, inspiro 1, 2, 3, alla fine dell'espiro attivo Mula Bandha ed espira, lascia andare e rilassa la tua mudra. Molto bene, ora cambia nuovamente l'incrocio delle tue gambe. Comincia a riscaldare l'inizio del palmo delle tue mani, quindi strofina il palmo delle mani tra di loro e appoggia poi le tue mani all'inizio delle tue guance, quindi abbiamo i lati e gli angoli della nostra bocca un pochino più verso l'esterno, proprio dove sentiamo l'osso dello zigomo, poggiamo i nostri palmi delle mani e tiriamo la testa indietro, cercando di riportare la testa in asse con la nostra colonna vertebrale. Chiudi gli occhi, stai qui almeno per 5 respiri. Questo aiuterà un pochino a correggere la tua postura, evitando di farti chiudere in avanti e mantenendoti con il collo e la cervicale più in linea e la testa più in linea sul collo, l'occipite in linea con il cogite. Ancora 4 respiri. Ed espiro, lascio andare. Dovresti sentire la tua testa come più leggera sopra il tuo collo e il tuo collo più allineato con la tua colonna. Questo va a pulire un po' le nostre energie, così come rimette a posto la nostra postura, rimette a posto anche il nostro campo energetico. Quando tendiamo a chiuderci, anche l'energia tende a farsi più pesante, magari siamo più facilmente preda di sentimenti di tristezza, depressione, malinconia. Quando riapriamo e allineiamo proprio fisicamente il nostro corpo, come abbiamo appena fatto, anche la nostra energia si alleggerisce, si purifica. È tutto molto collegato. Ora afferra con le mani gli avambracci opposti e fai questo aggancio dietro la tua schiena, cercando di allontanare le braccia dalla tua schiena e dai tuoi glutei. Se questo è troppo faticoso per te, poggia tranquillamente i polpastrelli delle dita delle mani a terra e apri il petto. E stai qui per 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Espiro, torno al centro. A questo punto anche la tua seduta dovrebbe essere veramente più allineata, dovresti percepire proprio il tuo busto come tra due vetri, il mento parallelo alla terra. Puoi cambiare per un'ultima volta l'incrocio delle tue mani e qui di nuovo andiamo a sfregare tra di loro i palmi delle mani. L'ultimo esercizio che facciamo in questa sequenza per percepire la nostra energia e il livello della nostra energia e della nostra aura. E dopo aver sfregato bene il palmo delle mani, ti chiedo di portare i gomiti attaccati al busto, le mani parallele, quindi i palmi delle mani che si guardano tra di loro in linea con il petto, quindi all'altezza del petto, abbassare le spalle, chiudere gli occhi, mantenere la colonna ben allungata, le pelvi rilassate. E ora ti chiedo di visualizzare in mezzo alle tue mani un fascio di luce. Osserva questo fascio di luce in mezzo alle tue mani che stai visualizzando mentre mantieni gli occhi chiusi e prova ora a vedere di che colore è questo fascio di luce. Osserva se rimane sempre dello stesso colore o se pian piano visualizzi altri colori. Poi fai un bel inspiro ed espirando porta le mani in preghiera. Quindi unisci i palmi delle mani, espira completamente qui, lascia andare ogni tipo di visualizzazione. Inspirando porta le mani al centro della fronte ed espirando ti chini in avanti con gratitudine per questa pratica, per quello che hai visualizzato, per quello che hai percepito e sentito. E inspirando piano piano ritorni su. Bene ragazzi, a questo punto vi invito a scrivere sotto nei commenti a questo video il colore della luce che avete visualizzato. Questo colore vi parlerà della vostra energia in diversi modi. I miei ragazzi, i miei allievi che mi seguono nei corsi live online hanno fatto questa pratica a gennaio, quindi dopo insomma svariati mesi la propongo anche qui a voi. Rispondendo nei commenti vi dirò che cosa significa la visualizzazione di un determinato colore. Se ne vorrete sapere di più sarò contenta anche di proporvi sul mio sito magari un articolo di approfondimento, ma sicuramente posso già da adesso invitarvi, se vi interessa capire meglio queste dinamiche dell'energia, cos'è l'aura e come vederla, invitarvi al mio prossimo workshop di yoga online che terrò mercoledì 22 marzo. A guidare questo workshop non sarò io, ma sarà una persona più unica che rara che si occupa da oltre 35 anni dello studio dell'aura. Quindi ti lascio nelle schede sotto nell'info box il link con tutti i dettagli a questo evento, questo workshop online dalle 19 alle 20 di mercoledì 22 marzo. Questo evento ovviamente è gratuito per tutti gli allievi iscritti alla mia scuola e può essere gratuito anche per te se ti iscriverai ai miei corsi del mese di aprile. Ti lascerò anche il link per questo sempre nell'info box, altrimenti la partecipazione al workshop è di 10 euro. Se non sei presente live online mercoledì 22 dalle 19 alle 20 riceverai ovviamente la registrazione che rimarrà disponibile per una settimana. Ti invito a leggere tutti i dettagli dell'evento nel link che ti lascerò, a conoscere meglio anche la persona, il professionista che ci guiderà nella scoperta dell'aura, e aspetto i tuoi commenti sul colore che hai visualizzato alla fine di questa breve sequenza per l'aura. Grazie per aver praticato con me. Namaste.